Ciao, sono Daniele Maffione. Alle mie spalle ci sono la chiesa e il monastero di Sant'Arcangelo a Baiano, che si trova a ridosso tra il Rettifilo e Forcella. È un luogo da visitare perché questo luogo è molto antico, è stato fondato alla fine del VI secolo d.C. su un precedente insediamento pagano. Qui venivano venerati il culto di Ercole o di Serapide, e poi è stato cristianizzato. La terra venne consacrata e venne eretto un edificio ecclesiastico, che è quello che è alle mie spalle, dall'ordine di San Basilio, che era una comunità cristiana molto diffusa nell'Italia meridionale. Il plesso venne dedicato a Sant'Arcangelo, detto a Baiano, perché probabilmente in questa storia c'era la famiglia nobiliare dei Baiani, appartenenti al seggio della montagna, e poi successivamente venne in qualche modo affidato alle monache benedettine. Su questo monastero sono sorte delle leggende perché ci furono degli intrighi. In un qualche modo ci furono anche degli omicidi, il monastero venne soppresso e poi venne in un qualche modo riaffidato ai padri della Mercede. Successivamente, quando arrivarono i francesi in città, nei primi dell'Ottocento, venne poi nuovamente soppresso, per un periodo rimase sconsacrato e infine venne rioccupato dai napoletani. Al suo interno attualmente ci sono una fabbrica dismessa e ci sono comunque degli abitanti che comunque hanno reso vivo questo luogo. La particolarità è che è una chiesa occupata, quindi vi invito a visitarla.